amici ascoltatori della Twins Bastiani, benvenuti sul nostro canale dove vi stiamo trasmettendo le immagini della partita di basket valere per il campionato di NB Girone C. Tra le squadre Ecol Pidiense, Porto Sant'Elpidio Basket, Val di Ceppo. La gara si sta svolgendo presso il palazzetto al Palasport Viangoria di Porto Sant'Elpidio. Le squadre che si stanno scontrando sono Val di Ceppo Basket, che scende in campo con questa formazione, con il numero 5 Sant'Antonio Francesco, con il numero 7 Burini Federico, con il numero 8 Meschino Umberto, con il numero 9 Orlandi Matteo, con il numero 10 Rambenghi Francesco, con il numero 12 Ratte John David, con il numero 13 il capitano della formazione Cassucelli Edoardo, con il numero 15 Serino Gianluca, con il numero 16 Urbini Nicolò ed il numero 20 Guede Mark Cedric. Il coach del Val di Ceppo è Traino Paolo. Le colpidienze Porto Sant'Elpidio Basket scende in campo con il numero 4 Torresi Diego, il numero 5 Pozzetti Simone, il numero 6 Fabi Matteo, con il numero 7 Ferroni Matteo, con il numero 9 Giampieri Fabio, con il numero 10 Boffini Francesco, con il numero 11 Coviello Riccardo, con il numero 12 Traini Andrea, con il numero 15 Postecchini Luca, il capitano delle Colpidienze, con il numero 16 Romani Mirko. Il coach delle Colpidienze è Schiavi Marco. Gli arbitri della gara sono Santilli Luca e Galassi Francesco, entrambi di Recanati. Adesso stiamo vedendo il Val di Chienti che attacca. Sbaglia un tiro da tre. Poi il numero 5 San Antonio non riesce a fare canestro. Boffini con la palla in mano chiama lo schema. Blocco con Romani. Altro blocco, poi la palla esce fuori per Ferroni. Romani spalla a canestro. Tiro allo scadere che non va a segno. Riparte il Val di Ceppo. San Antonio per Cassucelli. Ancora San Antonio. Tiro, sbaglia. Fabi contro Rat. E poi manda Romani a canestro, due punti per le Colpidienze. Il punteggio in questo momento è di 7 Ecol Pidiense e 3 Val di Ceppo. Recupera palla Coviello, ma poi perde il pallone. Attacca Rat, che la mette dentro per il numero 16 Urbini, che riesce a prendere un fallo. Alla lunetta Urbini. Il primo lo mette.
2 su 2 per Urbini. Boffini prestato a Castucelli. Palla dentro per Boffini, sbaglia il tiro. Scalano i 24 secondi, ma Rat commette fallo. Scusate, Castucelli commette il suo primo fallo della partita. Alla lunetta Romani, il capitano delle Colpidienze. Realizza il primo. Tiro a 3 che va al Di Ceppo, che sbaglia, poi riesce a prendere il rimbalzo. Rat, palla fuori per il numero 9, che poi vuole cercare Urbini, ma la palla viene recuperata dalle Colpidienze. Francesco Boffini su penetrazione. Rat contro Boffini. Valdiceppo che fa girare la palla. Poi penetrazione di Castucelli che non riesce a mettere il segno il tiro. Boffini ci prova da 3. Sbaglia. Coviello combatte al rimbalzo, ma Valdiceppo riesce a recuperare lo stesso il pallone. Rat trova dentro il numero 16 del Valdiceppo, che va a segno con 2 punti. Valdiceppo che sta prestando molto le Colpidienze, che infatti perde palla. C'è un cambio per le Colpidienze e per il Valdiceppo. Esce per le Colpidienze Romani e Fabi, entrano Traini e Torresi. Valdiceppo cerca un giocatore libero per fare un tiro facile, ma infine Urbini con un tiro un po' forzato riesce a prendersi 2 punti. Secondo fallo per il numero 13 Castucelli. L'allenatore decide di cambiarlo e con il numero 15 entra Serino. Alla lunetta Diego Torresi. Un punto per Diego Torresi. Sbaglia il secondo Torresi. Riparte il Valdiceppo.
San Antonio. Meschini trova Serino che commette infrazione di passi. Altra palla persa per il Val di Ceppo. Traini a portare su palla, cerca qualcuno libero, poi trova Buffini. Le colpianze che rischia di perdere la palla di nuovo e poi un tiro molto difficile di Riccardo Coviello che si riesce a prendersi 2 punti. Meschini da 3, non sbaglia. ...14-12 per le colpidenze. Coviello dall'angolo per Traini, poi fallo in attacco fischiato a Buffini. Rimessa laterale per il Val di Ceppo. Sant'Antonio trova Meschini, ma ancora Sant'Antonio, penetrazione alla destra, non riesce. 2 punti per Urbini. Bellissima azione questa del Val di Ceppo, che è riuscito a trovare un uomo libero sotto il canestro e fare un canestro molto facile. Tiro a 3 difficile di Buffini e poi fallo di Urbini al rimbalzo su Torresi. Cambio per le colpidienze, entra Fabi, esce Buffini e esce Ferroni e entra Giampieri. Fabi che rimette la palla in campo. Passaggio lobo per Torresi che poi scarica per il numero 9 delle colpienze che sbaglia il tiro da 3. Rimane a terra Diego Torresi con un colpo alla testa. Si ferma il gioco. Ha preso un brutto colpo alla testa al rimbalzo. Pari, una partita molto equilibrata. 1 minuto alla fine. Traini commette fallo su San Antonio. Meschini. Tiro in volo all'indietro, non segna, contropiede delle colpidienze, fermato da San Antonio. Altro cambio per le colpidienze, Porto Sant'Elpidio, è pronto ad entrare il capitano della formazione di casa, e esce Coviello. Fabi prova Traini fuori dalla linea 3, sbaglia il tiro. Meschini
Antonio, prestato da Traini. Sbaglia il tiro San Antonio. Sa Del Pio che sta mettendo molta aggressività sulla palla. Tiro lo scadere. Canestro buono del numero 9 Ciampieri. All'ultimo secondo riesce a mandare in vantaggio di 2 punti le Golpidense.